quindi in mezzo c'è argilloso, sabbioso. E qui siamo proprio in mezzo a boschi, però anche questi sono cloni nuovi, sangiovese. Sono molto più amabili rispetto ai cloni vecchi. E qui ci vediamo un grande lino, sì. Dove c'hai le foglie rosse? Cos'è, tipo Foglia rossa, quella laggiù è uva la famosa bianca? anciolotta, Ah, ancelotta, che ecco. Ah, sono famosa ancelotta. Ah. 300 viti, Che 200 viti. colora parecchio, insomma, il Valerrato. Sì, è una specie di colorino, stesso più o meno risultato. Colora parecchio, è un uva che spargola, quindi matura molto bene, a bassa acidità, dà molto colore. Infatti io sono un po' contrariato quando leggo molti commenti: ah, quando i vini sono colorati non sono veri. Basta un 2-3% di queste Questa uve qui. che viene coloratissimo, quindi non è Il tuo detto vino, sì, in effetti è più sempre. colorato magari di un Sì, Sangiovese questo anche col Sangiovese al 100%. 100% viene colorato perché probabilmente è il suolo che gli dà questa Ecco. pigmentazione, e questo è normale. Ma l'importante è che non si sentano aromi strani, no, soprattutto non dichiarati. No, prima si è bevuto un Certo. Sangiovese 95, 5 di Merlot, e Merlot era prevaricante, anche se era solo un Beh, se poi si 5%. dice 5 potrebbe essere anche 10, quindi. Sì, Perché ecco. anche Quando non lo dichiarano quando si dice diventa 100% una cosa sangiovese, marchiana. cioè come si fa a dare un 100%? È difficile. Io dico adesso dico 99%. Questo via è 99%. Anche penso a Montalcino, non c'è aperto, Montalcino, so, c'è una non questione aperta Ma che cosa mi molto aveva detto dibattuta il nuovo. L'ha vista sulle l'intervista vecchie che Inacchi ha annate. fatto a. Ah sì, anche quello. Ah, come si chiama? Al Enzo Rivella. presidente. Che ha detto, dici, guarda, l'80% dei Brunelli Sì, era quello, tutti. sì. Quello detto Comunque, là, anche con una serenità. lì a Montalcino hanno problemi di presidente. Ma io non so, io ho visto l'intervista, Ma sicché. del consorzio? Non è più Troppo Cencioni, no? anziano, qui ci Non c'è vuole un po' di Rivella. dinamicità, gente un po' più giovane, gente insomma, apre anche a questi nuovi fermenti di biodinamici, che siano sostenibilità, che non sia solo di facciata, perché adesso improvvisamente. Ah, io sono rimasto un po' male sulla guida di Slow Food, mi è arrivata oggi, Ah, ci hanno scritto. ma c'è di tutto e di più, quindi non è che c'è Di, molta cioè, differenza ah, dice tra le aziende, anche le tutto un aziende usano buglione. il diserbante, Ci sono filare dentro. ci sono filari dentro, insomma.